Ah, come state? Io stasera ho da dare dei messaggi, che mi sono arrivati in settimana, e così quando siete un po' di più, vi do tutti i messaggi. Il caldo sta passando, meno male perché abbiamo passato un'estate bella calda, eh? Penso in tutta Italia sia stato un gran caldo così. Buonasera a tutti. Come state? Tutti bene, spero. Stasera devo dare dei messaggi, che mi sono arrivati in settimana e poi volevo sapere delle risposte, che non ho più saputo nulla da alcune persone, se mi sapete dire qualcosa. Nessuna domanda ancora? Qualcuno sta arrivando, eh? Vedo. Qui quanto siamo già? Ignazio, buonasera. Ilde, ciao Ilde. Buonasera signora Rosi. Devo dare un messaggio? No, volevo sapere qualcosa da Tatiana Siziana. Siziana. Volevo dargli un messaggio. Speriamo arrivi, eh? Buonasera a tutti. Mi fai passare i nomi? Filomena, Laura, Gabriella, Cristiana, Immacolata. Immacolata, se non arriva ora, arriverà. Come sono arrivati dei messaggi, guardate cosa c'è scritto qui, eh? Allora me li sono scritti, se no, Laura, Sabrina, Carla, Roberta, Serena, Lucia, Cristiana, Anna, Antonella, Gabriella, Cristina, Ilaria. Oh, buonasera, Tiziana Sisaia. Allora, te mi avevi chiesto del tuo angioletto. E il tuo angioletto mi ha detto che avrà presto una sorellina. Sicché preparati. Ok? È venuta a mancare il 24 agosto. È un po' presto, eh? È un po' presto, è sempre in viaggio. Antonella, probabilmente non ho ancora visto nulla, ma senz'altro arriverà poi qualcuno prima o poi, eh? Buonasera a tutti. Hai fatto bene, Nunzia, hai fatto bene. Dunque, volevo sapere se Antonella stava meglio con il suo mal di testa e se si era svegliato Dario. Antonella, se ci sei, se mi puoi dire qualcosa, mi farebbe piacere.
poi c'è un messaggio per Gabriella da Silvia. Silvia, Gabriella, se ci sei, Silvia ti ha mandato a dire una cosa. Ora fatemi le domande, come vi ho detto tante volte, non sono un telefono, eh. Io, chi viene, viene, a volte vengono in diretta, a volte vengono dopo. A volte vengono dopo una settimana e io quando ho un messaggio me lo scrivo perché poi se no me li dimentico e poi appena posso ve li dico. Grazie Stefania. Cristina, se viene questa zia, più che volentieri. Io non, come tante persone serie, io non li cerco, vengono da soli. Quelli che possono e quelli che vogliono, vengono da soli. Io non li chiamo. Buonasera a tutti, mamma, quanti siete? Mi fa piacere. Gabriella, avevi una bimba che si chiamava, una ragazza che si chiamava Silvia? Sei contenta? Tiziana, io ti chiamo Tiziana, è un nome difficile. Tiziana. Ti ho fatto contenta, dai. Anna, non puoi reagire in quella maniera lì, bisogna che tu reagisca diversamente per sentirlo, perché se lo fai, se te soffri così, se te non accetti il suo viaggio, lui non sta bene, lui ha bisogno della tua tranquillità per stare meglio, ok? Convinciti che lui ha dovuto farlo e se te non accetti, non può andare avanti, lui rimane fermo lì e non si può nemmeno far sentire da te. Dunque, ha risposto questa signora Gabriella. Ce ne sono diverse, Gabriele. Allora, Gabriella, qui Silvia mi ha detto che sta benino, ma non è ancora arrivata in cima perché te la blocchi perché non vuoi accettare. Allora, lasciala volare via, perché se la trattieni così, se continui a piangere, se continui a tormentarti, lei non ce la fa poi ad arrivare in cima alla scala. Ogni volta che te ti disperi, lei si blocca, rimane su quello scalino e poi di là non esiste spazio-tempo. Può essere un giorno, può essere un mese, può essere un anno. Devi darti una calmata anche te, perché se no così un lavoro non ce la farei mai se no a sentirla. Perché poi lei, appena te stai meglio, lei si farà sentire da te, si farà sentire direttamente lei. Grazie Cristiana. A volte sì, li vedo come erano da vivi, a volte non li vedo, però li sento. Mi parlano, o vedo solo delle ombre, però mi parlano e mi dicono chi sono e poi bisogna trovare a chi dare il messaggio.
Se viene questa Tiziana, sicuramente ti mando questo messaggio. Giovanna, pensala con amore. È capace di sentire o vedere da te stasera. Ma tutti abbiamo delle anime che ci vogliono bene nell'altra dimensione. O un parente, un amico, o qualcuno che abbiamo conosciuto in questa vita, che è andato di là, però ci vuole sempre bene. Senti, fai come ho fatto io con la candela. La vedete la candela accesa? In questo momento non c'è nessuno qui, perché quando viene qualcuno la fiamma si allunga molto. Ora la fiamma è sempre tranquilla. Però quando viene un'entità, vedete che la fiamma si allunga. Come lo faccio io, lo potete fare anche voi, questa fiamma che si allunga. Accendete una candela, possibilmente bianca o anche un altro colore, ma chiaro chiaro. Non accendete candele scure. E poi ve la mettete davanti e poi parlate con la candela come se fosse un vostro caro. E la candela non è che parla, però vi dà delle risposte, perché se si allunga la fiamma vuol dire un sì. Se la fiamma non si allunga, è un no. Però guardate che la fiamma ora come si illumina di più. La fiamma si sta, vedete? Si è allargata. L'ho messa dietro quel bonsai perché con la parete bianca, se no, non si vede. Invece con la piantina dietro che è scura, si vede che la fiamma si allarga. Poi, volendo, voi a casa vostra, dentro la fiamma, a volte si possono vedere dei volti. Stateci attenti perché a volte si vedono. Certo, se possono. Anna Rita, chi sia, è qualcuno che ti vuole bene, che ti accarezza. Si vogliono far sentire e ci sono e si fanno sentire. A volte quando non ve l'aspettate vi sentite proprio toccare il viso, o un braccio, una gamba. E vi sembra che ci sia qualcuno, c'è qualcuno. Non abbiate mai paura, eh. Mi dispiace, Anna. Me lo immagino il dolore che tu possa avere, però se fai così non lo aiuti. Non lo aiuti a arrivare proprio in cima alla scala dove lui potrebbe poi stare benissimo. E magari aiutarti, perché quando sono arrivati in alto poi possono aiutare, ti possono consolare, si possono far vedere, si possono far sentire. Tramite la psicofonia o la scrittura automatica o anche persone come me non sempre riescono a farlo subito, anche perché prima devono accettare di dove sono e poi devono avere dei permessi.
Ilaria piange tutti i giorni. E cosa? Scusa, non mi prendere per cattiva, ma cosa rimetti a piangere? Tuo marito non può tornare. E ti manca. Però se pensi che lui è in un posto bello e quando potrà ti aiuterà, se continui a piangere, no, ti rovini la vita te, perché te la vita la devi continuare. Non è ancora il tuo momento, non è finito la tua vita terrena. Volevo leggere questa signora Tamara. Beh, la leggerò dopo. Ecco. Sogna, no, più su. No, gira, la rovescia. Basta. Vedi, non lo lasciate andare il bambino, Sugar, perché dovete accettare questa cosa. Non è lui che ha deciso di andare. Era arrivata la sua ora e doveva andare in un posto più bello, in un posto più tranquillo, in un posto più di pace. Però dovete aiutarlo anche voi ad arrivare, perché se lo trattenete col dolore, lui non arriverà mai. Ciao Roberto. Anna, se venisse il tuo bambo, io ti mando un messaggio, logico. Buonasera. Fatemi altre domande, perché l'ho detto tante volte, io non sono un jukebox, viene chi vuole, io non posso chiamare. Io ho accettato questo compito, l'ho accettato tanti anni fa, però con l'ordine di non chiamare. Viene chi vuole, io apro a tutti, però non posso chiamare. Puoi avvicinare un po' cosa? La candela. Mettila un pochino più avanti. Ma è sempre tonda, che non la vedo io. Si sta allungando un pochino. No, Antonella, probabilmente non era un sogno, perché volevi andare via. Non è il tuo momento, non siamo noi a decidere. Quando la fiamma vibra è perché c'è un'entità vicina, c'è un'entità che se gli fai le domande ti risponde. Quando si allunga vuol dire sì, quando sta ferma vuol dire no. Eh sì, Filomena, quando possono arrivano. Buonasera, buonasera. Visi di animali, numeri. Senti, io non dico mai di giocare, perché io non so giocare. Però se vedi questi numeri, bah, ma magari prova, non so, all'otto, Superenalotto. Prova. Ricordati che i numeri so che non vanno mai detti, ma se vanno giocati vanno scritti, ma non detti all'addetto, via.
quelli che tabaccaio, insomma, questi qui del Super Enalotto. Sapevo che i numeri non si dicono a voce, ma si scrivono e si passano. Maria, questi numeri qui avevo sentito dire qualcosa, però io non ti posso dire cosa sono. So che hanno un significato, però non so come. Ilaria. Forse ci sarà scritto in qualche libro o qualche persona molto più avanti di me lo saprà. Antonella, perché te lo devo dire io qualcosa del tuo papà? Ti parla direttamente lui, è la cosa più bella che c'è, non c'è interferenze, sei sicura che quello che ti dice giusto? Credi a tuo papà. Ma non lo so di questo zio. Proviamo, tante volte venisse. Ok. Allora, intanto Valeria, se vuoi sentire la tua mamma, intanto prendi la mano destra, la sporgi sulla spalla sinistra, quando sei sola, quando sei tranquilla. Chiudi gli occhi, mettiti tranquilla, sentirai dopo un pochino una leggera carezza sulla mano. Quella carezza è la tua mamma. E poi appena potrà farsi sentire di più, sicuramente troverai uno scritto, sentirai il suo profumo o troverai dei cuoricini, troverai tante cose. Ma tanto questa carezza te la ricorderai sempre, ricordatelo. Cristina, io non lo... Quando io sono andata nell'altra dimensione, ero arrabbiata, ma ero arrabbiata perché sentivo confusione e non sapevo dove andavo. Mi sono arrabbiata tanto quando sono tornata così, perché non volevo tornare. Io stavo bene nell'altra dimensione. Il dolore fisico dipende da cosa, come uno va via. Io ti posso dire che i miei genitori non hanno avuto dolore fisico, né uno né l'altro, e sono andati via vicini vicini. Però uno è andato via che stava raccontando una barzelletta. Papà. E la mamma quasi uguale, perché non credo che abbiano avuto dolore. Poi dipende dai casi, c'è una malattia, sicuramente il dolore fisico c'è prima, quando vai via non credo che ci sia dolore, perlomeno io non l'ho sentito. Dunque.
tutte le entità che si presentano a qualsiasi sensitivo devono avere il permesso. Caterina, non lo so dei numeri, io non lo so, però so che ci sono persone che sanno tante cose, ecco, su questo argomento. Poi sicuramente ci saranno anche dei libri. Io non lo so. Marusca non lo so questo. Ilaria, era arrivato il tuo momento. Perché quando si nasce. Noi non si sa, però ci danno la data di nascita e la data dell'altra nascita, ma noi non la sappiamo. Però è già tutto scritto, è già tutto documentato. Non si può. Ma quando si sognano i nostri cari, in genere si sognano sempre vivi, cioè vivi. Sono vivi anche di là, ma sono in un'altra dimensione, è un'altra vita. Noi li sogniamo perché il nostro cervello, io penso, che ci dica come siamo di qua, perché di là non lo sappiamo com'è. Sicuramente i gatti sono molto sensibili a queste cose. E come lo sono i bambini piccini, perché i bambini piccoli sentono l'entità. Poi sui 3-4 anni, quando cominciano a parlare, allora non li vedono più. Però prima sì. Prima sì, perché io ho avuto la conferma con la mia nipote che è qui, che giocava con qualcuno e dava i biscotti al muro. E c'era solo un muro, ma lei ci giocava con questo muro e dava i biscotti. Sì, che sicuramente vedeva qualcosa che gli altri non vedevano. Parliamo un po' di tutto, Nadia. Parliamo un po' delle cose delle entità che sono nell'altra dimensione. Così non ci vedo. Buonasera. Sì, che ci credo, Ettore, alle profezie. E come? Credo alle Madonnine che piangono. Mi fanno impressione quelle che piangono sangue, mi fanno impressione.
credo tanto Fatima, a Lourdes. Allora sì, altre no. Sì, ormai sono toscana, sono pisana di adozione. Ormai sono più di 50 anni, più di 60 che sono in Toscana, sì, che ormai sono proprio una pisanaccia. Alina, io non so né come giocare né come dirtelo, non so niente. Hai detto, qualcuno ha detto che vede tanti numeri, provate a fare quelli. Io non so né come si fa e né niente. Senti, io mi ricordo che ero io nell'altra dimensione. Poi però non sono arrivata fino in cima, eh. Io ho fatto il tunnel, sono arrivata in fondo al tunnel, ho scavalcato, ero come in una specie di bidone, di scaldabagno, che dovevo tipo un pozzo che io dovevo scavalcare per andare nella piena luce. E invece ho scavalcato con una gamba. Io mi ricordo che avevo le gambe. Mi ricordo quando ero nel tunnel che volavo fortissimo, sentivo i capelli che si muovevano. E poi quando non ce l'ho fatta entrare tutta nella luce, sono entrata solo a metà. E poi dopo un pochino mi hanno tirato per le gambe. Mi hanno tirato per quel piede che era rimasto fuori e sono dovuta rientrare molto, molto malvolentieri, molto arrabbiata al risveglio perché di là ci stavo bene. Non ho visto parenti, non ho visto persone, però sentivo che non ero sola. E poi c'era un profumo incredibilmente buono che non c'è. Ho provato a cercarlo nei fioristi, nelle erboristerie, nelle serre, ma quel profumo lì non l'ho mai più sentito. Ho sentito tanta pace e quella pace qui sulla terra non c'è. Ho sentito amore da tutte le parti e ho visto solo questa grande luce che non dava noia agli occhi, che sentivo un amore incredibile nell'altra dimensione. Mi è dispiaciuto tanto tornare. E ormai sono passati tanti tanti anni, però non è un sogno perché non potrei ricordare le cose così bene dopo tantissimi anni. Antonella, il faro è acceso. È acceso da un paio di mesi. Quelle famose luci le ho viste 2 volte sole quest'anno. Però spostate, non erano più nella posizione che erano prima. Forse il faro dà fastidio. Comunque, prima o poi si rivedranno, eh? La fiamma della candela è alta, una cosa strana.
Hai fatto bene, Filomena. È verde, fra l'altro è un bellissimo colore, il colore della speranza. Qualcuno si farà vedere o sentire. Ma voi non ne vedete mai delle ombre in casa passare? Oh, non dovete aver paura, eh. Ricordatevi che le entità non sono cattive. Sono cattivi gli uomini sulla terra, ma nell'altra dimensione non sono cattivi. Può succedere che ti avvisino, anche perché può darsi che la persona stia già male o ti vogliano preparare a una cosa del genere. Non è bello però, eh? Non è bello sapere le cose prima. Anche a me è capitato più di una volta e non si sta bene perché poi non si può parlare, non si possono dire queste cose. Però non è una situazione di tranquillità, assolutamente. No, io ho visto tutte le cose di luce. Ho visto una luce, era una distesa di luce infinita, una distesa di luce. Ma forse gli manchi perché non sei vicino a lui, perché non sempre lui si può avvicinare a te, forse per questo. Però che ti è venuto in metafonia è bellissimo. Continua, continua. È un lavoro certosino. Nell'altra dimensione stanno tutti bene, Elena. Bisogna che noi di qua accettiamo il loro viaggio. Se noi accettiamo il loro viaggio, loro di là stanno bene. Sera Roberta. I bimbi non nati, cosa vuoi dire? Gli aborti? I bambini piccoli quando vanno di là è perché sono talmente tanto puri, ma tutti i giovani, ma specialmente i bambini, che hanno bisogno solo di questa, della nascita, del dolore della nascita, per andare direttamente in cima a questa grandissima scalinata. Vanno in cima vicino al Signore. È brutto dirlo, io parlo da mamma e da nonna, che deve essere un dolore tremendo, però bisogna anche pensare che sono direttamente angeli. I sogni premonitori sono belli e sono brutti, perché secondo cosa fanno star male?
quando si ha questi sogni, non si possono dire delle cose. Io mi lasciai scappare detto in una diretta che si fece, mi sembra a gennaio, o a dicembre, a gennaio, non me lo ricordo più. E disse che sarebbe successo qualcosa di brutto, se ve lo ricordate. E dopo pochino è scoppiata questa pandemia e sapevo che succedeva qualcosa di grosso, però queste cose qui non sapevo cosa, però sapevo che succedeva qualcosa di molto grave. Ma queste cose qui non ci fanno star bene, perché non si possono divulgare queste cose se poi non è vero. E poi, anche se avessi detto qualcosa in più, che rimedio c'era? Nessuno. Sicché sono queste cose che non fanno star bene. Sì, ti piacerebbe avere delle risposte. Prova a fare delle domande. Manuela, ma certo che è vicino a te. Se metti la mano destra sulla spalla sinistra, è capace, si fa sentire. Non senti mai il suo profumo dopo barba. A volte si fanno sentire anche in questa maniera qui. O metti le cose in un posto e le trovi da un'altra parte. A volte fanno gli scherzetti. L'aria c'è ancora a pezzi? Bisogna sempre cercare di andare avanti. Io non sono tanto esperta di sogni, però il serpente, stai attenta a qualche amicizia. Probabilmente non è la persona che te credi. Bello, Beatrice. Hai fatto bene. Laura, non lo so se il tuo babbo gli hanno dato una data. A me no, non me l'hanno data. Non mi hanno detto niente. Io non mi... Questa è proprio una cosa che... O se me l'hanno data, me l'hanno cancellata, perché io no, non mi ricordo. Sì, gli animali sono molto sensibili e avvertono le presenze, anche i cani. Gabriella, vai a trovare queste persone, vai a trovare questa persona. Può darsi che abbia solo voglia di vederti, continuo. Oggi una parola.
Marinella, trovi tanti cuori, sei tanto amata. Ti vogliono far vedere che non sei mai sola, c'è sempre qualcuno vicino a te. È bello questo, eh? Anna, intanto metti la fotografia sotto il cuscino e non aver paura se non viene subito, però magari fra qualche giorno te lo sogni e ti potrà dire qualche cosa, eh? Però il cuscino, la fotografia sotto il cuscino funziona. E non lo so se serpente trasformazione. In genere il serpente è invidia, è falsità. Elena, no. No, non credo. Intanto una persona che va nell'altra dimensione, intanto si deve rendere conto. Non è che ci si rende conto immediatamente che non sei più vivo qui. Tanto bisogna rendersi conto. Poi so che quando si va di là, ci passa tutta la vita davanti e si vedono gli errori che abbiamo fatto, perché tutti li facciamo, perché tutti siamo umani. L'importante poi, quando siamo nell'altra dimensione, è pentirsi, perché se ci si pente di quello che abbiamo fatto, magari non lo facciamo più. E poi sì, le preghiere certo aiutano, però anche noi bisogna rendersi conto di cosa abbiamo fatto e di cosa no. Non si deve fare più. Però la luce c'è per tutti, eh? Sì, Lorella. Sì, Lorella. Io ho perso tante persone che volevo tanto bene, però la vita va avanti e bisogna reagire, perché se noi siamo qui è perché il nostro compito sulla Terra non è ancora finito. Al momento che finisce, ce lo levano e si va nell'altra dimensione. Non siamo noi a decidere e basta. Ecco, sono contenta, Flavia, che lo sono il tuo amico. Tieni la fotografia sotto il cuscino? Se sei fortunata, allora. Alessandra, no. Non avevo messaggi per Alessandra. No. Guarda, io di questa cosa del Kundalini non ne so niente. Ti devi rivolgere a persone più istruite di me. Io sono più terra terra. Questo cos'è? Un cane?
Sicuramente, Laura. Ma ci sono sempre vicino ai nostri cari. Roberta, non lo so come mai non sogni la mamma e la nonna. Pensa, io i miei genitori li ho sognati dopo tanti, tanti anni. E li ho sognati che stavano bene, che venivano su a casa mia, che la camminata tipica del mio babbo, che me l'ero dimenticata, perché purtroppo sono andati via nel 90, che già qualche anno. Guarda, quel sogno lì me lo ricorderò per tanto tempo. Erano soddisfatti, camminavano e venivano su a casa mia. Grazie, Rosalba. La mia si allunga. Sì. Guardiamo se c'è qualcuno dentro la fiamma. Vedi uno con la barba? Guarda. L'hai visto? C'è qualcuno qui? C'è un uomo con la barba. Io, a dire la verità, avevo un amico con la barba. Oddio. Stasera il messaggio è per me. Dunque, quanti anni hai? 18? Questo mio amico è mancato 17 anni fa. Facevamo tantissime sedute. E per la prima volta si è fatto vivo. Diciamo così. Oddio, come si vede bene. Potessi farvelo vedere? Si vede il viso? Piacere mi hai fatto, guarda. Mi dispiace stasera, non me l'aspettavo mai un messaggio per me. Però mi sono commossa perché è stata una persona che abbiamo fatto tante, tante cose insieme. Abbiamo fatto tante conferenze, tante sedute medianiche.
Siamo andati da tante parti con lui, la moglie, la mamma, e non era mai venuto. Grazie di avermi detto della candela, perché io l'avevo dietro, non la vedevo. Ora è andato via. Sarà conferma di averlo visto. Sì, c'era una barba, lo vedevo. Che bel regalo che mi hanno fatto stasera. Non potete immaginare perché. Mandami avanti le cose, va. Non potete immaginare che felicità che mi hanno dato. Anche perché, voi non sapete, ma per noi messaggi no, li riceviamo per gli altri, però per noi è difficilissimo avere un messaggio. Ecco perché ci si rivolge anche noi a altre persone per avere un messaggio. E quando Viene una cosa così, cioè una cosa che inaspettata è una gran gioia. Mi ha detto che sta bene. L'ho sentito nella testa. Però l'ho visto proprio nella fiamma. E la mia nipotina che è qui ha confermato che anche lei ha visto un uomo con la barba. Ma io non ci pensavo proprio. Non ci pensavo perché so che per noi è difficilissimo avere un contatto. Noi lo possiamo avere da altre persone, ma per noi è una cosa. Grazie, Stella. Sì che possono aiutarci, però noi bisogna aiutare loro, eh? Noi preghiamo per loro, perché anche se non hanno bisogno, però una preghiera li fa sentire che noi siamo sempre in contatto con loro, cioè non ci dimentichiamo di loro. Sicché per noi la preghiera è come un ricordarci di loro. C'era la signora Anna, ma signora Anna Torre, ma è scappata. Ci risentiremo dopo, dai. Andiamo ancora qualche. Stasera hanno fatto felice me.
Benedetta, ma l'hai vista? Risposta. L'hai vista nella mia televisione o nella tua? È stato un regalo per il mio compleanno. Sì, il mio compleanno è passato da qualche giorno, però gli auguri fanno sempre piacere, tanto non hanno scadenza. Quindi provaci perché, guarda, stasera è stata una sorpresa bellissima per me. Vuoi la candela ancora davanti a me? Sì. Io non leggo però, eh. Allora, vuoi sapere come funziona la candela? Dunque, accendi una candela, così, no? E poi te la metti davanti. E poi in questa candela te ci devi parlare. Dunque, se la candela ha la luce bassa, e poi si allunga la fiamma. Quando si allunga la fiamma è perché c'è qualcuno. Te fai le domande e la candela non ti risponde a voce, però ti risponde sì o no. Quando si allunga la fiamma è un sì. Quando la fiamma si abbassa è un no. Dentro la fiamma a volte, non sempre, ma a volte si forma il volto di una persona. Perché nel mezzo è più scura la candela, poi la fiamma si allarga. Ecco, a me è capitato prima di vedere il volto di un amico che non c'è più da 17 anni, che non si era mai manifestato mai. Era una persona che con me faceva tante sedute medianiche, abbiamo fatto conferenze, abbiamo fatto tante cose. A questo livello, lui mi ha costruito la piramide, lui mi ha fatto il tavolino, lui mi ha fatto la tavola, io, come si chiama? Non lo so, quella con tutte le lettere. E c'era un rapporto di stima tra me e questo signore che era molto bella, era proprio un rapporto fraterno. E poi lui era malato, è una persona malata. Io era tanto che gli dicevo di andare a farsi vedere. Quando poi si è deciso, ormai era tardi, però forse lui voleva andare nell'altra dimensione. E questa sera mi ha fatto questa sorpresa così, così bella che né più me lo immaginavo. Posso rimetterla di là la candela? Alessandra, prima o poi il tuo babbo arriva. Nella mia televisione. Vicino a me c'è una nipotina, ma ha capelli legati. Ecco Stefano, bravo.
Ora lo comprerò anche io questo libro. Ma sempre nella televisione mia, vedi? A domani mi guarderò la registrazione per vedere se vedo qualcosa anch'io, eh? La televisione è spenta. Quella dietro che vedete è un quadretto, ma è la nipotina. No, no, Anna, non si litiga con Dio, assolutamente. No, no, no. Anzi, io pregherei di più. Magari ti fa vedere quello che non hai ancora mai visto. Cosa vuol dire mettere la foto di un tuo caro che magari vorresti sognare e ti rimane difficile o non riesci a sognarlo e vorresti vederlo? Metti la fotografia di questa persona, la metti sotto il cuscino dove dormi, magari non stasera, non domani, ma sicuramente verrà a trovarti in sogno e ti dirà qualcosa. Cristina, guarda, non vedo l'ora di essere a domani per vedere la registrazione, perché mi hai messo così tanta curiosità. Torna indietro. Cosa gli impari? Semmai io insegno, non gli imparo. Ma queste non sono cose da fare i bambini. Queste sono cose da fare le persone adulte, i bambini. Già i bambini a quest'ora dovrebbero essere a letto. E poi non sono cose da bambini. Senti, Katia, se no io stanotte non dormo. Puoi dirmi com'era il volto di questa donna, per favore? Perché ho tante, tante anime buone nell'altra dimensione. Se potete dirmi come avete visto questo viso, cioè. Sì, ma la televisione è spenta. No, 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 è spenta, è spenta. No, no, la nipote non può essere perché è da un'altra parte. Di cosa ti sei spaventata, Roberta? La metafonia è una cosa molto bella. Io non riuscirei mai perché non ho la pazienza di
Che c'è la signora Hilde? No. No, no, la nipote non può essere perché è da un'altra parte. Vedo anch'io che c'è un po' di... Prova un po' a togliere la candela. Mettila di qua. No, ragazzi, non è neanche la candela. Eppure si vede qualcosa nella televisione. Avete ragione. Sì, cartoni animati. No, no, no. Dei cuori, meno male. Allora qualcuno mi vuole bene anche di là, dai. Non ci sono cartoni animati, non c'è niente. La televisione è completamente spenta. Capelli chiari e lunghi. Ma? Ora come ora non mi viene in mente niente, però sicuramente avrò conosciuto persone così, eh? E com'era questo nome, questo uomo Roberta, per piacere? Aveva i baffi senza barba. Può darsi che questi volti vengano per voi, attenzione, controllate voi, perché io l'ho dietro la televisione e non la vedo. Guardatela voi se vedete. Ma mi sposto anche così se vedete qualcosa, ditemelo. Se sto così lontano non vedo niente. Ci già mi riprenderesti l'occhiato in volto. Se mi avvicino. Allora avrò una televisione magica. Perché io non li vedo. Ragazzi, siete tutti medium, perché vedete delle cose che io non vedo. Oh, santa polenta. Vedono anche una bocca che si apre. Allora, forse avrete sentito la nipotina. Un po' buonasera, tante volte mi sono sentito questa voce qui. Solo buonasera. Buonasera. E questa è la voce che avete sentito. Ok, benedetta, la riprendo. La candela era così.
la vedevo così. Però non c'è più ora. La vedete voi? Perché avviene questo alone rosa? Ditemelo voi se lo sapete. Che la televisione dalla candela è lontana. Però si vede un qualcosa. Questi volti saranno tutti per voi? Sono tutti regali per voi? Io sarei felicissima, eh? Mamma mia, come sarei contenta. Il riflesso della candela, però io non lo vedo nel televisore, però se voi vedete qualcosa, se riuscite a una donna con i capelli biondi. Che poteva avere i capelli. Forse è per voi, eh? Sono troppo veloce nel muoversi. Scusa Cristina, se hai perso la fede, non hai perso la fede perché non si può perdere la fede e pregare. Te credi di averla persa, ma non l'hai persa. Continua a pregare. No, non ho capito cosa mi ha detto. No, non ho un divano. Io sono in cucina. Una sera magari facciamo una ripresa su dal divano, dai. Magari una sera ce l'ho libero. Come togli la candela all'alone rosa e arrivano i volti. Quest'uomo, ma le labbra le aveva piccoline mio babbo. Oh signore, anche i cartoni animati. Stasera è una bella seratina, eh? Come sta con gli occhiali? Sono un po' storti. Sono diritti, Ah, sono storti gli occhiali? Oh, così? Stasera sono andata in tilt. Questo regalo mi ha mandato in tilt. Era troppo bello. Però so che si vede il periodo perché anche la signora Hilde ultimamente
è arrivato un messaggio per lei. Si vede ci vogliono fare a tutti un regalo? Allora vuol dire che ci comportiamo tutti bene. Una tipo magica. Può darsi. Abbiamo tanti angeli, meno male. Allora siamo bravi, dai. Non sono mai stata da nessuna parte, Stella. Sono stata pochissime volte, solo quando sono stata invitata alla Rai o Canale 5, però ho viaggi velocissimi in treno, andata e ritorno in mezza giornata. O in macchina che mi vengono a prendere e mi riportano, ma poi non sono andata da nessuna parte. La bambina è quella dietro la nipotina, eh? È una fotografia. Quella è vera. Non la conosco la signora Hilde, conosco solo tramite la trasmissione, ma mi piace tanto. In questo canale ora ci sono tutte persone, una più brava dell'altra. Mi piacciono tutte, tutte persone serie, tutte, anche la signora di ieri sera che era con la signora Anna, mi è piaciuta un mucchio. Vedi anche le mani. Sì, mi sono spaventata, Cristina, perché mi hanno dato delle notizie che poi si sono avverate, però che era meglio che non me lo dicevano. Perché o per cose troppo, troppo importanti e non, che io non sono in grado di poter dire, troppo, troppo segrete, o perché erano cose che poi sarebbero successe dolorose, magari non a me, però. Le preferisco io queste cose qui non saperle prima, perché poi non so come regolarmi, se dirlo o non dirlo, perché in genere sono cose che sono troppo o cose personali o cose troppo importanti che io non sono all'altezza di poter dire. Ma visto questo bambino, mi auguro che ci sia una bella novella per te. A me no. E io ho già avuto e non credo che di avere altri nipoti per il momento, però mai dire mai. Oh mamma mia, la prossima volta ormai no, la prossima volta tolgo il televisore, perché se. Quella televisione è strana. Mi fai il favore, Sara? Mi stacchi la presa della televisione?
quella. Allora, ora ditemi se vedete. Ragazzi, la televisione è completamente staccata, anche la presa di corrente. Io non, davvero, stasera c'è qualcosa. Sì, vedo che qualcosa che la televisione è come se brillasse qualcosa, però io non riesco a vedere. Ora è anche staccata. Va bene, te la saluto Sara. Sì, si chiama Sara. Torna indietro, c'è una signora. Pochino, pochino indietro. Cristina. L'altro è anche bellissima. Torna un po' di parte, però è vero. Allora, non mi dite altro. Lasciate stare la televisione. Raccontatemi qualcosa. Così poi magari in settimana rispondo a tutti. Io volevo sapere da Antonella, se c'è Antonella, se gli era passato il mal di testa, dato che gli faccio sempre la prano, e se si è svegliato Dario. Dario è in coma già da un po' di tempo. E io ho provato, però non ho più saputo niente. Vorrei sapere qualcosa, perché non ho dati, non ho un numero di telefono, non ho niente. Volevo sapere se questo ragazzino Dario si era svegliato. Mi farebbe tanto piacere saperlo. Perché è già successo, sapete, due volte è successo che c'erano. C'era un nonno e un'altra signora. Erano in coma e li ho svegliati col telefono. Ci ho parlato tanto col telefono e si sono svegliati. I familiari mi hanno chiamato, poi gli ho detto di posizionare il telefono vicino all'orecchio queste persone e parla, 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 parla. Hanno aperto gli occhi e per me è una soddisfazione. Non so chi sono queste persone, non le ho mai conosciute, non le ho mai viste, però sapere poi che i familiari me l'hanno detto mi ha fatto piacere. E mi piacerebbe sapere di Dario, perché non ho più saputo niente e mi piacerebbe sapere come va, se ce l'ha fatta. E la mamma che soffriva tanto di emicrania, anche quella mi piacerebbe. Poi, nel frattempo, mi ha chiamato tante persone e mi hanno chiesto aiuto e non ho io, insomma, che è vicino a me, ha fatto in modo che queste persone avessero tutti dei gran miglioramenti, più che altro a livello psicologico. Ho cercato di aiutare tanti ragazzi. E
tante persone con la prano, con la preghiera e quelli siamo sempre in contatto. Mi hanno richiamato, mi hanno detto che le cose vanno molto meglio, che vanno meglio, sì, Stella, vanno meglio sia a livello mentale che a livello fisico. E questa è una cosa importante, perché se riesco a aiutare una persona in più mi sento felicissima. È il mio compito, mi hanno dato questi compiti da fare, l'ho accettati quando me l'hanno proposti, l'ho accettati. Accettando questo ho rinunciato al mio lavoro. Va bene così. Però ogni volta che una persona, che le mie mani riescono a far stare meglio una persona, io mi sento bene, perché vuol dire che credono ancora in me e che io devo fare ancora e io voglio fare ancora. È una promessa che ho fatto e che mantengo sempre da anni, da anni. E ricordatevi che io non ho mai chiesto una lira a nessuno. Queste cose si fanno per amore. Esther, quant'è che è andato via tuo figlio? No, Antonella, sono una persona normalissima. Prova a cercarlo nella candela, Gaetano. Se ti viene, saresti la donna più felice del mondo. Hai detto una preghiera per la tua mamma? Vai avanti. Bene. Stella, ti proteggi però, vero? Perché devi farla con coscienza, sennò poi ti ammali te, se poi non sai come fare. Mi scrivi in privato e te lo dico. Bene, Silvia, sono contenta che Matteo sta meglio. Roberto, intanto mangia tutto senza sale. Cerca di bere il più possibile e cerca di stare tranquilla perché la pressione è alta e anche il sistema nervoso. Non so se posso fare qualcosa, comunque scrivimi in privato e mandami una foto. Essere proprio appena arriva ti avverto se può venire, le persone malate hanno. Vuoi dire quando sono pronte
partire, sì. Giusy, hai ragione, è una missione. A volte però fa anche star male, perché a volte si vedono cose e si percepisce il dolore degli altri e lo sento io quando una persona sta male. Sento il suo dolore mi viene trasmesso a me. Sì, Sabrina, serve. E volendo, Stella, ora ci starò più attenta, te lo prometto. Ma non scrivetemi in privato ora, eh? In questo momento privato no. Scrivetemi più tardi, domani. Sì, un vero angelo, cascato per il troppo peso. È bello, Sabrina. È bellissimo. Deborah, io non lo so di certo, ma penso di sì. Tutti abbiamo l'identità. Chissà quante si stia facendo l'albero genealogico, mamma mia. È una bella impresa ti sei messa a fare, eh? Vai, buon lavoro. Sì, però voi volete messaggi. Però magari quando mi chiedete dei messaggi, mettetemi anche il nome. No, non chiedo solo il nome, perché se no, a volte lo dicono con chi, per chi è il messaggio, ma a volte no. E a volte dicono solo il nome loro. Io come faccio a saperlo? Sicché quando mi fate una richiesta, mettete anche il nome di chi volete, magari sapere qualcosa. Ora non mettetene 50, mettetene uno. Poi, se viene questa entità con questo nome, io so a chi rispondere. Ma se non mettete niente, tanti mi scrivono, dice voglio sapere notizie. Di mio nonno, di mio cugino, ma se non so chi sono, come faccio io? Elena, anche te, dimmi il nome dei tuoi genitori, poi se vengono, io il messaggio per te te lo passo, però se non mi mettete i nomi, non voglio i cognomi, solo il nome, basta. Caterina, è troppo presto. È troppo presto, è sempre all'inizio del viaggio. Il viaggio è lungo.
Sì, quando una persona non sta bene è più sensibile, è più facile che abbia delle visioni o più sensibilità e riesca a captare meglio. Ok? Vincenza, mi dispiace che non senti niente, tutti gli altri sentono. Ok, buonanotte. L'abbiamo fatto. È un po' tardi, eh? Allora, io vi do la buonanotte a tutti. Ci rivediamo il prossimo mese. Io so già l'appuntamento, però poi non so se potrà essere cambiato, non lo so. Comunque, io vi do la buonanotte a tutti, vi dico che mi controllo tutti i messaggi arrivati, no stasera, no forse domani, però in settimana rispondo a tutti. Passo le domeniche a rispondere a tutti i messaggi, perché durante la settimana faccio la nonna a tempo pieno e la domenica sono libera e la domenica mi dedico a tutti voi. Però voglio vedere domani questa replica, perché voglio vedere cosa c'è nella televisione e voglio vedere cosa è successo quando c'è stato un regalo per me. Vi do la buonanotte a tutti, grazie, anche stasera siete stati tantissimi. Ringrazio Enrico, ringrazio la signora Anna e tutti voi. Un bacione a tutti. Buonanotte.